Buonasera a tutti, siamo quasi al termine di questa nona edizione del Salone della CSR e dell'innovazione sociale, ma come scherzavamo, dulcis in fundo, no? Quindi abbiamo tenuto questo panel che è direi una formula, un format nuovo che non abbiamo mai fatto al Salone, che è confronto tra le PMI, le grandi imprese, sul tema della catena di fornitura. È la prima volta che facciamo un panel così, quindi ci perdonerete se, se ci sarà qualche inciampo, ma spero proprio di no. Io sono Rossella Sobrero, sono nel gruppo promotore del Salone e in questo caso però sono qui come presidente di Coinetica, che è una dei soggetti del gruppo promotore del Salone. Mi fa piacere ricordare, sono Global Compact, ASVIS, Sodalitas, Union Camere e il CSR Manager Network. Quasi sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno, ma tanto non mi ascoltano, quindi mi perdoneranno. Allora, dicevo che abbiamo deciso di fare questo format sperimentale, proprio perché riteniamo che il tema della collaborazione tra grandi aziende e aziende più piccole della loro catena di fornitura sia non solo un tema strategico per l'oggi, ma anche in futuro sempre più importante. Sentivo anche nel panel che ci ha preceduto parlare di PMI. Bene, ieri mattina il Salone è stato aperto con un collegamento con il Ministro Giovannini, al quale io proprio ho fatto questa domanda. Ma rispetto alle strategie che avete definito, quanto ruolo avranno le PMI? Fortunatamente sembra che l'attenzione si stia anche dirigendo verso una crescita dell'impegno sostenibile delle aziende anche più piccole. Allora, oggi avremo tre coppie, non sono coppie di fatto, sono coppie di lavoro. Abbiamo Alda Paola Baldi di Enel insieme a Roberto Grassi di Grassi 1925. Poi abbiamo Valerio Casanova, non hai tanto la faccia da Casanova, ma no, scherzo, scherzo. La faccia simpatica, e Massimo Russo di MyPart Meccanica, e infine Paolo Tarchioni, eccolo qui, di BS Group, e Matteo Panorama di un'azienda che si chiama Paiardini Tino e che sono sicura che nessuno conosce. Vero? Ecco, comunque abbiamo la possibilità di vedere come queste grandi aziende, forse BS è un po' meno conosciuta rispetto a Enel e a Saipem, però sono tutte grandi aziende, e come si rapportano con i fornitori, prendendo un esempio, perché sono tutte aziende che hanno migliaia di fornitori, no? Io passerei subito la parola per un primo giro di presentazione a Enel, Alda Paola Baldi, che forse volevi far partire subito il video o sì, dire due parole. Come presentazione, per iniziare la nostra presentazione, vorrei condividere con voi un video sul nostro impegno. Ogni istante porta con sé una domanda. E il nostro domani sta tutto nelle scelte che sappiamo fare. Scegliamo di proteggere ciò che ci circonda. Scegliamo di dare alle cose una nuova vita utile. Scegliamo di essere più vicini, accessibili. Scegliamo di essere semplici per aiutare gli altri a scegliere. Scegliamo per meritarci questo bel paese. In ogni scelta c'è il valore di ciò che siamo. Scegliamo per continuare a essere la prima scelta degli italiani. Quindi
quindi abbiamo visto quella che è la nostra scelta, no? Con una scelta di sostenibilità siamo tra gli attori principali nel nostro paese della transizione energetica, quindi diciamo che la sostenibilità per noi è da tempo parte del nostro DNA. Come multinazionale noi siamo presenti in 5 continenti, in 30 paesi, siamo il primo, diciamo, operatore globale sia per le reti che per le rinnovabili, con milioni, con 74 milioni di clienti nel mondo. Anche in Italia abbiamo chiaramente su tutti i business, distribuzione, generazione, nella parte mercato, ora con Enel X, da poco con Enel X, abbiamo sicuramente una leadership importante, e tutto questo considerando la sostenibilità come parte fondamentale del nostro business, quindi non più un fattore che diciamo di tipo etico o comunque di accettazione sociale, ma parte importante del nostro business, che ci porta un vantaggio competitivo e ci porta a raggiungere gli obiettivi aziendali. E noi abbiamo bisogno, vogliamo accanto a noi dei partner che condividano questo obiettivo, questo valore importante della sostenibilità. Quindi la nostra scelta, la nostra selezione di partner, di imprese della filiera è fondata su diverse dimensioni, e una parte importante è proprio la sostenibilità. E l'impresa appunto Alfredo Grassi S.P.A. È uno di questi nostri fornitori, di quelli che stanno interpretando la sostenibilità così come lo chiediamo. Prego, allora, dalla parte del fornitore, come va il rapporto con Enel? Diciamo che con Enel noi abbiamo un rapporto che è di vecchissima data. Abbiamo iniziato il percorso con Enel sotto l'aspetto della sostenibilità seguendo quello che sono stati gli stimoli che Enel ha sempre voluto dare all'interno della catena di fornitura. Noi sostanzialmente, la nostra è una società familiare, un'azienda nata nel 1925, come recita la nostra mission, dal 1925 è sempre all'avanguardia nell'innovazione sostenibile, lo sottolineo, innovazione sostenibile per l'abbigliamento tecnico con stile, comfort e passione, perché siamo italiani. Questo giusto per dire chi siamo, cosa facciamo e per dare anche una dimensione di quello che possono essere anche due numeri, perché siamo una piccola realtà aziendale che si è però è cresciuta negli anni anche questo rapporto di filiera virtuoso, e ci ha permesso oggi di essere una multinazionale tascabile, se vogliamo, perché abbiamo circa la responsabilità di 1550 famiglie distribuite tra il quartier generale in Italia, dove c'è ricerca, sviluppo, innovazione, logistica e tutte le attività, diciamo, più core, fino ad arrivare a nostri siti di produzione diretti, quindi investimenti diretti tra Romania, Tunisia ed Albania. Abbiamo la fortuna anche che grazie a questo rapporto virtuoso di collaborazione che abbiamo avuto con partner commerciali come Enel di trasferire questi valori anche all'estero, perché siamo, grazie a questa impostazione di valori culturali nel DNA della sostenibilità, siamo riusciti anche a diventare fornitori di clienti importanti all'estero, tipo l'esercito francese piuttosto che i vigili del fuoco o articoli di questo tipo. Mi piacciono di più i vigili del fuoco dell'esercito. No, scherzo. No, è interessante anche il discorso di paesi dove magari alcuni messaggi fanno un po' più fatica ad arrivare, che vengono portati attraverso aziende come la vostra. Poi ci torniamo. Allora, Saipem in effetti è un'aziendina piccola con poche persone, però al di là che sia
appunto una piccola azienda, molti secondo me non hanno la dimensione così, cioè non viene percepita, io ovviamente lo so perché Saipem da anni viene a Salone e quindi so l'importanza, però racconta un attimo chi siete. Certo, certo, un piacere essere qui per raccontare un po' di Saipem parlando di innovazione, sostenibilità e dei nostri partner. Noi siamo un'azienda italiana multinazionale, siamo presenti in più di 60 paesi nel mondo e abbiamo più di 32.000 persone che lavorano con noi, provenienti da ovviamente i paesi in cui operiamo. Oggi ci definiamo come una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la sostenibilità. E vorremmo e vogliamo accompagnare i nostri clienti nel percorso verso l'energia del futuro. Io nello specifico mi occupo di innovazioni da diversi anni e in Saipem mi occupo di ricerca e sviluppo, del portafoglio di ricerca e sviluppo di innovazione tecnologica e delle attività di un nostro hub interno ma internazionale che si occupa di progetti di innovazione radicali. E in questo ambito abbiamo la possibilità di entrare in contatto con le realtà della filiera, piccole, medie, grandi imprese che collaborano con noi e con le nostre risorse interne per generare idee innovative, idee di business innovative e tradurle in progetti concreti. Diciamo che prima ho definito Saipem come una piattaforma avanzata. In quanto piattaforma viviamo e stabiliamo continuamente connessioni con l'ecosistema esterno e per definirci avanzati ovviamente abbiamo nell'innovazione sostenibile un nostro pilastro. Proprio da una di queste connessioni è nato il contatto con MyPart Meccanica e con Massimo Russo, che è il CEO di MyPart Meccanica, che vorrei che si presentasse. Sì, dovete condividere oltre le scelte aziendali anche il microfono. Massimo, tu sei una startup poi in realtà, sì. Ci dici cosa fai? Allora, MyPart Meccanica è una startup innovativa che ho fondato nel 2017, è un'azienda con sede a Salerno, con una sede produttiva a Salerno e con una seconda sede a Torino. Fondamentalmente noi ci occupiamo di produzione tramite additive manufacturing, o almeno siamo partiti con questo. Dopodiché abbiamo sviluppato questo concetto. Spiegaci a noi profani un po' meglio che cos'è. Allora, l'additive manufacturing è quella che banalmente viene definita stampa 3D, quindi sostanzialmente è un processo di produzione che, anziché partire come le tecnologie classiche da un blocco di materiale e poi per sottrazione arrivo al bene che io voglio, io vado ad aggiungere del materiale soltanto dove serve, quindi è di per sé un processo sostenibile perché teoricamente genera zero scarto, quindi lo scarto è ridotto al 10% delle tecnologie classiche. E fondamentalmente, partendo da questo concetto, abbiamo integrato le tecnologie additive con le tecnologie sottrattive e quindi fondamentalmente abbiamo sviluppato questo processo di digital manufacturing, ossia additivo e sottrattivo in ottica di riduzione degli sprechi ed efficientamento della produzione. Ora, come startup innovativa siamo naturalmente portati a ragionare in termini di minimizzazione degli sprechi, quindi di ottimizzazione di ogni risorsa disponibile, e questo concetto di digital manufacturing lo stiamo, grazie all'ottimo lavoro diciamo di open innovation fatto da Saipem, stiamo provando ad applicarlo ad alcuni processi all'interno del mondo Saipem. Bene, poi ci ritorniamo nel secondo giro. Grazie. Allora, se Saipem è poco conosciuta nella sua dimensione eccetera, altrettanto poco conosciuta è BS. Certo. Quindi Paolo Tarchioni, ci racconti in due parole la dimensione di BS e soprattutto l'ambito nel quale operate. Intanto direi che BS, rispetto ai colleghi presenti, rappresenta meglio il tessuto manufatturiero italiano. Noi siamo un'azienda classica italiana che produce capital equipment, cioè macchinari, sistemi che servono per la lavorazione di tanti prodotti diversi, che possono essere materiali come il legno, il vetro, la pietra, polimeri,
compositi, metallo, esattamente quello che diceva Russo, cioè praticamente noi lavoriamo nel modo tradizionale, cioè lavoriamo dei materiali sottraendo al materiale. Chiaramente la sottrazione produce scarto, questo scarto può essere riutilizzato in tanti modi, c'è tutta una catena, diciamo, che si occupa di questo, del riciclo dei materiali da produzione. La ABS è un'azienda multinazionale, fattura circa 700 milioni di euro, quindi è un'azienda medio-grande rispetto al panorama italiano, ma ha le caratteristiche proprie del tessuto imprenditoriale italiano, perché è un'azienda a conduzione, diciamo, maggioranza, anche se quotata in borsa, familiare. Ha nelle sue doti caratteristiche peculiari un patrimonio di innovazione, e poi compete su tutti i mercati internazionali con successo. Questo è... Ma voi siete, no, io ero convinta che foste leader mondiale, invece siete, c'è un'azienda tedesca, però siete tra i leader mondiali. Diciamo che nel mondo della lavorazione dei materiali per il mondo del legno, quindi i mobili, le finestre, siamo i secondi nel mondo dopo questo concorrente tedesco. Chiaramente riferendoci a un mercato che ha una dimensione più piccola di quello che può essere il mercato dell'energia o il mercato dell'ingegneria, è chiaro che siamo grandi nel nostro mondo ma piccoli nel mercato globale. Sì, però fate una, diciamo, occupate un posto importante, siete un anello anche di una catena che è importantissima. Infatti non a caso siete a Pesaro, perché no? Nasceva tutto il mondo, distretto del mobile, ci sono dei famosi cucinieri che sono nati a Pesaro, e chiaramente nel momento in cui i distretti nascevano e avevano esigenze, no, di costruire dei processi produttivi efficienti, è nato l'automazione dei processi. In tutto questo, per introdurre il mio partner e fornitore, chiaramente anche lui rappresenta benissimo il tessuto italiano, cioè un'azienda che fa meccanica abbastanza di qualità, e quindi vi lascio la parola. Allora, Matteo Panorama, direttore produzione Paiardini Tino. Mi ha fatto ridere Paiardini Tino. Paiardini Tino, sì, mio suocero. Ecco, per farvi capire la dimensione dell'azienda e quanto ci ridimensioniamo, mia figlia oggi era lì, perché è finita la scuola, sta in azienda. Per cui è un'azienda molto familiare, con dei valori storici. Quanti siete? Siamo in 100. Beh, insomma, 100... in Italia un'azienda di 100 persone non è proprio... Non è una micro azienda come ce ne sono tante. No, abbiamo una dimensione... Però nonostante 100 persone, tua figlia può stare in azienda. L'impronta familiare ancora è molto, molto importante. Quello che Tino trasmette ai due figli, Giulia, mia moglie, e Nicola, il figlio, che ha la responsabilità tecnica e di produzione, mentre Giulia segue i progetti di miglioramento all'interno dell'azienda, i valori familiari dei nostri 100 dipendenti, che al massimo abitano a 15 km dalla nostra azienda, per cui anche l'impegno sociale intorno a noi è molto presente, e diamo molta importanza al fatto di valorizzare la parte etica, umana e di rapporti. Tutto questo però va rapportato a un cliente multinazionale che, quando si confronta con noi, ha bisogno di vedere certificazioni come la 9001, 14001 e 45001, che danno all'azienda un'impronta comunque strutturata, in grado di parlare di processi sotto controllo e sostenibili. Ma guarda che il fatto che riuscite ad avere una dimensione familiare proprio nella conduzione, e parallelamente, no, riuscite ad essere in grado di soddisfare le esigenze di un'azienda grande, è un valore straordinario. Tu lo dici come se fosse una cosa ovvia. Poi non so se è vero, ma mi raccontano che Tino Paiardini è attentissimo alla natura, che dà i prodotti dell'orto i suoi. È vero? È una leggenda metropolitana? Non è una leggenda, è visto con questi occhi. Lui ha un'azienda biologica certificata, ha una piccola produzione, la maggior parte viene donata ai dipendenti, perché crediamo che alla base della sostenibilità e della salute ci sia un'alimentazione sana. Ma al di là della facciata, Paiardini di un'azienda biologica, è lui che raccoglie e seleziona i frutti con sua sorella, suo fratello e sua madre,
che poi vengono destinati alla produzione di questi prodotti. Beh, voglio di trasferirmi in provincia di Pesaro, perché veramente noi a Milano un pochettino di queste cose, di queste dimensioni, però le abbiamo un po' perse, anche in provincia di Varese, vero? Qui sopra c'è l'evento conclusivo del premio Rete, per cui dovete sopportare che ci saranno degli applausi. Vabbè, però dai, non è poi così, così negativo. Allora torniamo per un secondo giro un po' più di approfondimento da Enel e da Grassi. Allora, ci raccontate qualcosa in più rispetto alla gestione, no, della catena di fornitura, per farci capire ancora meglio come collaborate? Sì, allora innanzitutto, forse prima non l'ho detto, io sono responsabile del Procurement Italia, quindi della parte acquisti dell'Italia, e quindi chiaramente posso assolutamente testimoniare come selezioniamo e valutiamo i nostri fornitori, quindi come seguiamo la nostra supply chain da tutti i punti di vista, e chiaramente dal punto di vista della sostenibilità. E noi abbiamo dei sistemi di valutazione delle imprese fornitrici che hanno come dimensione importantissima la sostenibilità fin dalla qualificazione, quindi viene dato al fornitore un rating che è basato sulle dimensioni della responsabilità sociale, l'ambiente, la sicurezza sul lavoro, e durante la vita del contratto, quindi il rapporto del fornitore con noi, queste dimensioni continuano ad essere valutate anche con azioni di consequence management, perché c'è un indice dei KPI che continuiamo a monitorare. In fase di gara diamo degli incentivi, no? Dei K, li chiamiamo le K di sostenibilità, sono dei premi che danno un maggiore punteggio ai fornitori che ci assicurano determinate caratteristiche, determinati requisiti in più rispetto a quanto abbiamo chiesto in gara, molti dei quali appunto sono basati proprio sulla sostenibilità, ad esempio sulla riduzione delle emissioni di CO2, sull'utilizzo di energia provenienti da fonti rinnovabili, oppure di automezzi, autoveicoli elettrici, o sulle assunzioni di manodopera, magari di giovani inoccupati, la tutela dell'occupazione, quindi noi per esempio applichiamo la clausola sociale, chiediamo la clausola sociale anche quando non è prevista da normativa, quindi tuteliamo l'occupazione. E a fronte di questi punteggi chiaramente il fornitore viene avvantaggiato nella gara, e magari rinunciamo anche ad una parte di prezzo per avere però un'impresa sostenibile che lavora con noi. E devo dire che c'è un investimento da parte dei fornitori, ma molti di loro lo vedono veramente come un vantaggio competitivo, sono entrati in questa mentalità. Per esempio la storia di Grassi è una storia che è un esemplare da questo punto di vista. Noi abbiamo iniziato sulla sicurezza sul lavoro, perché si tratta di capi che migliorano, no? Che assicurano certe caratteristiche di sicurezza, e abbiamo chiesto anche certificazioni di tipo ambientale, quindi assicurando la circolarità per esempio, come abbiamo chiesto altre tematiche come l'assenza o la riduzione di sostanze nocive. E questo, come diceva prima, è stato un vantaggio competitivo con noi, ma non ha significato una dipendenza del fornitore nei nostri confronti, quindi non è un investimento che ha fatto solo per noi, anzi gli ha portato la possibilità di presentare queste innovazioni, queste caratteristiche anche altrove, e quindi diffondere anche oltre la filiera, no, di Enel, ma verso altre filiere, addirittura all'estero, questo tipo di innovazioni sostenibili, quindi diventando ambasciatore della sostenibilità in sostanza. Allora Roberto Grassi, di poter dire, ma scusa, se va bene a Enel andrà bene pure a te, perché no adesso io la semplifico con una battuta anche un po' stupida, però cioè l'avere, no, un fornitore che si sa che ha così un livello alto di attese, uno può dire no, o no?
ti avvantaggia. Io direi che sottolineerei l'aspetto che la dottoressa Baldi ha toccato all'inizio, perché noi parliamo sempre di sostenibilità declinata in sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale. Ma l'aspetto della sostenibilità economico di solito viene sempre messo un attimino in secondo piano. No, non in questo salone. Non in questo salone. Perché lo sanno che senza sostenibilità economica le altre due... Il nostro rapporto su Enel si è basato anche su questo. Loro sono stati un esempio per noi, sono stati di stimolo, perché non solo hanno fatto le gare da 10 anni e più basate su dei KPI, su degli indicatori che tenevano appunto in considerazione anche, come diceva la dottoressa Baldi, altri indicatori di tipo ambientale, di tipo sociale, ma questo è stato anche un ulteriore stimolo per continuare noi a investire a 360 gradi sull'innovazione e sulla sostenibilità ambientale e sociale, sapendo che prima o poi questi elementi sarebbero stati premiati da un cliente come Enel. Questa cosa è molto importante perché è capitata in parallelo a quello che è l'entrata in vigore del Green Public Procurement e quindi ci ha permesso di essere pronti prima e beneficiare di questi investimenti, come si diceva, quindi investimenti non fini a se stessi ad una singola gara, per poter a questo punto ampliare la nostra penetrazione nel mercato italiano in primis anche dalla pubblica amministrazione. Cioè, dobbiamo dire che in questo caso specifico la pubblica amministrazione, grazie al Green Public Procurement, è partita sui temi della sostenibilità molto prima di altri settori, mi riferisco al fashion, alla moda, allo sport, dove la sostenibilità adesso sta diventando un qualche cosa di concreto. Facciamo finire l'applauso un attimo. O non era per la sostenibilità economica, no, non... Non siamo così bravi da fare una regia degli applausi. No, quindi il concetto è proprio quello che questo rapporto virtuoso win-win ci ha permesso di andare a fare e continuare a fare gli investimenti, tant'è che nella nostra mission che ho detto prima, innovazione sostenibile è proprio il primo punto che focalizza quello che è il lavoro che tutti i giorni noi andiamo a fare, certo, in azienda. E questo ci tenevo a sottolinearlo, perché è il vero valore che a nostra volta poi noi andiamo a trasferire su tutta la nostra filiera. E certo, quindi su quello che sono i nostri fornitori, su quello che sono i nostri collaboratori, che sono la risorsa più importante che abbiamo in azienda. E quindi questo è il grosso ringraziamento che volevo pubblicamente fare anche a un partner commerciale come Enel, che in questo ha sempre creduto. No, però la cosa importante che diceva Roberto Grassi è che iniziando prima si sono trovati avvantaggiati, no? Rispetto a un mercato che comunque stava cambiando. Poi vabbè, il pubblico mi fa piacere che sta facendo anche finalmente qualche passo avanti, però in generale, no, chi è partito prima si è trovato più pronto a rispondere a dei cambiamenti che poi a questo punto non dico che diventano quasi dei prerequisiti, ma diventano molto importanti. Ci ha proprio aiutato a incrementare una cultura sostenibile in azienda, con non solo quegli obiettivi che diceva prima la dottoressa Baldi di sistema di certificazione e requisiti minimi che hanno chiesto, ma loro hanno sempre chiesto in quello che sono i loro bandi anche tutta una serie di requisiti volontari che le aziende hanno messo in atto nell'ambito della loro attività di sostenibilità ambientale e sociale. Ho qualche esempio, non so se lo posso fare. Facciamo il terzo giro, okay. Dai, passiamo a Saipem. Allora, cosa... Allora, qui si vede che sono tanti premiati, perché ogni 3x2 c'è un applauso. Abbiate pazienza, no, non avevo considerato la concomitanza con bene questo premio. Bene premiare tutti, perché è importante ricevere sostegno. Posso dirvi che storicamente per il nostro modello di business la filiera e la sua innovatività sono dei punti di forza. Nei 60 anni in cui abbiamo operato nei diversi paesi del mondo, assieme ai nostri partner della filiera di diverse dimensioni, abbiamo contribuito a creare progetti e valore per i territori in cui abbiamo operato, locali. Ci citi qualche paese nel quale... Noi
siamo storicamente molto presenti in Africa, siamo storicamente presenti nel Medio Oriente, in Arabia Saudita, in cui contribuiamo alla crescita della filiera locale di produttori e di manifatture e di fornitori di servizi. Storicamente siamo anche presenti in Sud America, in Cile, dove stiamo operando anche per un grosso impianto di conduzione dell'acqua, di un acquedotto fondamentalmente. Quindi praticamente in tutto il mondo. Sì, praticamente siamo un po' in tutto il mondo. Forse vi manca l'Australia. Abbiamo fatto anche dei progetti in Australia. Speravo che l'Australia... Sì, non ci manca nulla praticamente, diciamo, non ci facciamo mancare nulla. Volevo dire che ancora di più oggi nel processo di trasformazione che è in corso, che semplificando possiamo chiamare transizione energetica, non siamo soli. Con noi ci sono i nostri partner piccoli, grandi e medi, e con loro cerchiamo di ovviamente portare avanti iniziative che siano al nostro servizio ma al servizio dei nostri clienti per facilitare una just transition, diciamo. Abbiamo anche bisogno dei nostri partner in questo processo per beneficiare della loro forza ed esperienza, e dei partner più piccoli per beneficiare della loro innovatività, delle loro tecnologie innovative che ci aiutano a rimanere competitivi e avanzati in questa sfida di trasformazione. Quindi con Massimo Russo avete un rapporto che è anche stimolante, perché essendo stato da giovani, anche se dicevo Massimo sembra un quarantenne, però c'ha 32 anni, no scherzo. C'è un altro concetto importante che è un'altra cosa che abbiamo imparato nel collaborare con aziende piccole, start-up innovative come quella di Massimo. Loro sono nativamente sostenibili perché sono nati in un contesto di business contemporaneo ma molto proiettati nel futuro, e sappiamo tutti che il futuro non può essere se non sostenibile. In questo ci aiutano, ci accompagnano nel processo di trasformazione in corso verso una maggiore sostenibilità del nostro modo di operare. Abbiamo sviluppato anche un modo di guardare e valutare le start-up peculiare, che unisce le nostre competenze tecnologiche interne a quelle di alcuni partner con cui lavoriamo, che hanno un forte background nel mondo del venture capital, per cui siamo in grado anche di valutare la forza di un team che c'è dentro la startup e la forza della loro value proposition anche in termini di sostenibilità e di potenzialità di crescita della startup stessa. Sì, perché poi le start-up devono crescere, vero Massimo? Esatto. Ci dici quali sono le ambizioni che avete da Salerno arrivare al mondo? Bella domanda, insomma, diciamo che un'altra caratteristica della start-up è guardare giorno dopo giorno, quindi noi cerchiamo di crescere giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Questo è il quinto anno, io ho fondato l'azienda nel 2017, quindi è il quarto anno fondamentalmente di azienda, con l'anno del Covid nel 2020 che ci ha veramente, insomma, frenato abbastanza. Come dicevamo prima, MyPart è una startup innovativa che si occupa di progettazione, produzione, ricerca e sviluppo ed efficientamento della produzione attraverso appunto questo processo del digital manufacturing, che sostanzialmente utilizza tecniche di lean production unite appunto a tecnologie proprie di industria 4.0, quindi ad esempio le tecnologie additive, dove noi siamo anche sviluppatori proprio sia di hardware che di materiali, e infatti noi siamo anche una startup incubata al Politecnico di Torino con il quale appunto sviluppiamo dei materiali innovativi per la stampa 3D. Siete prevalentemente ingegneri voi? Siamo ingegneri, sì, siamo un team di 5 persone, ingegneri chimici, 3 meccanici e un gestionale. Quindi io ho 32 anni e sono il più vecchio in azienda. Senti, ma un bel filosofo no, E non ancora, però diciamo ci si potrebbe pensare, perché poi di fatto la lean production è una filosofia, quindi noi applichiamo questa filosofia in ogni cosa che facciamo, dal
dal minimo acquisto all'interno dell'azienda poi a consegnare il prodotto al cliente. Con Saipem, diciamo, è nato questo ottimo rapporto. Infatti, diciamo, pur essendo un'azienda multinazionale enorme, fondamentalmente una delle più grandi in Italia, ci troviamo qui con la startup, forse l'azienda più piccola di tutto il salone. Sono molto recettivi da un punto di vista dell'innovazione, hanno un team dedicato all'innovazione che ascolta. Noi siamo propositivi, quindi cerchiamo di spingere, che giustamente, dovendo far fatturato ed essendo una startup di produzione, cerchiamo di spingerli, diciamo, da un punto di vista anche poi concreto e operativo nella realizzazione dei progetti. E di fatto abbiamo trovato un punto d'incontro nell'applicare questo digital manufacturing al digital inventory, quindi sostanzialmente a un'ottimizzazione, un efficientamento dei magazzini di Saipem, che sono comunque magazzini molto importanti e distribuiti un po', come diceva prima, in tutto il pianeta fondamentalmente, e con una abbinandole ad una produzione just in time, quindi che è una caratteristica intrinseca appunto della stampa 3D e dell'additive in generale. Quindi poter produrre un qualcosa che mi serve lì dove mi serve abbatte la carbon footprint e quindi sostanzialmente è coerente con l'obiettivo net zero della Saipem e un po' di tutte le aziende di qui ai prossimi 10-20 anni. Quindi aiutate anche le aziende anche a risolvere i problemi, no? È giusto? Sì, sì. Noi offriamo soluzioni per efficientare la produzione, quindi sia come fornitori, quindi sia come service del prodotto finito, del componente richiesto, o alternativamente come soluzione, diciamo, come servizio. Bene, allora Paolo Tarchioni, BS, nel piano industriale della vostra azienda ho visto, rispetto agli anni precedenti, che c'è un grosso impegno, no, sulla sostenibilità, quindi anche voi siete particolarmente attenti a fare business nel modo corretto e anche a portare a casa dei risultati in termini di riduzione dell'impatto. Certo. Beh, diciamo che il DNF, quindi l'obbligo di legge di fare un bilancio di sostenibilità, lo abbiamo da anni essendo una quotata in borsa, ma abbiamo nell'ultimo piano industriale pensato di lavorare più sui progetti strategici, quindi fare un piano molto più articolato rispetto al passato, cercando di costruire innanzitutto una nuova organizzazione. Quindi la premessa è stata pensare di mettere insieme, io rappresento infatti questo ruolo, mettere insieme l'innovazione, la sostenibilità e la qualità. Che tra innovazione e sostenibilità, abbiamo già sentito, è una cosa che molto spesso va a braccetto, perché si utilizza l'innovazione per fare sostenibilità e quindi è uno strumento per la sostenibilità, mentre la qualità riteniamo di essere abbastanza innovativi in questo, perché proprio per cercare di permeare l'azienda con i concetti della sostenibilità pensiamo di utilizzare quello che è la classica organizzazione della qualità, quindi quella di fare praticamente di arrivare in tutti i gangli dell'azienda, di arrivare dai fornitori con gli audit che facciamo normalmente, invece di portare soltanto i temi della qualità che sono da 40 anni utili in azienda, portare anche i temi della sostenibilità. Questo è, diciamo, il grande cambiamento del nostro piano dei prossimi 3 anni. Chiaramente questo significa che avremo un CSR manager che sarà a tutti gli effetti, che è qui in sala poi che con noi, avremo una struttura dedicata e faremo appunto un piano tra cui il coinvolgimento dei nostri fornitori. Certo, perché uno stakeholder importantissimo sono i fornitori e ci stanno anche i fornitori tradizionali. Ecco, vero? Una cosa che volevo dire prima di ridargli la parola, che nel caso, perché la collaborazione con Pagliardini va un po' oltre, nel senso che Matteo ha lavorato da noi 16 anni nella Lean Manufacturing, quindi è un uomo di miglioramento e quindi è, come dire, è un fornitore particolarmente legato all'azienda, perché chiaramente ha acquisito tutto il nostro, diciamo, conoscenza su delle metodologie, sulle aspettative dell'azienda e poi le ha portate nell'azienda familiare, quindi è il top. Anche questo è un bel modo, no? di far crescere. Questo è, diciamo che è legato, come diceva prima, alla provincia, no? La provincia, il tessuto provinciale ci porta, certo, ad avere un comportamento e una
attitudine verso il sociale leggermente diversa, un pochino più attenta, quindi non so, la Biardini per esempio in un'area delle Marche a Ticino Urbino, siamo in delle zone che sono lontane dalle grandi fabbriche, però chiaramente hanno un patrimonio ricchissimo che va valorizzato. Allora Matteo, mi dicevi che tu stai a Urbania. Qua. Che dimensione c'è? Ha ragione, no? Che la dimensione della provincia è un po' diversa rispetto. Che dimensione c'è anche tra fornitore e cliente dal punto di vista proprio dei rapporti? Fondamentalmente, essendo comunque piccoli, quando parliamo anche con BS, comunque parliamo con persone che per la maggior parte dei casi abitano a Pesaro e nel mio caso c'è anche un rapporto personale pregresso per esperienza lavorativa precedente. Condividere i concetti di stare bene e far star bene i dipendenti è una cosa talmente condivisa che portano sia il rapporto professionale allo stesso livello del rapporto umano. Per cui quando riusciamo a raggiungere e a prendere una fornitura sapendo che quello che facciamo poi serve a far star bene le persone che abbiamo, perché ogni volta che ci capita di parlare anche normalmente di contesto lavorativo riusciamo a trasmettere dei valori pienamente condivisi, questo per noi è fondamentale. Come altrettanto fondamentale è la collaborazione che si crea, banalmente lavorando noi per asportazione di materiale, è un esempio che posso fare, questo microfono ha due dimensioni, due diametri. Se collaborando con l'ufficio tecnico riusciamo a capire che si può fare tutto col diametro minore, evitiamo di comprare del materiale in eccedenza, di asportarlo, di riciclarlo e quindi di bruciare e buttare soldi per tutta la catena che poi viene a valle. Questa sinergia, che è sempre più importante con gli uffici tecnici di BS, porta a un triplo risultato. Noi spendiamo meno, il cliente spende meno e abbiamo meno scarto in tutta la filiera produttiva. Questa attenzione allo scarto la dirottiamo su più processi, perché ad esempio ricicliamo l'olio con delle centrifughe dai trucioli che produciamo per evitare di doverlo smaltire ogni volta. I panni di carta che usavamo per pulire i pezzi durante il processo produttivo li laviamo e finché possibile li riutilizziamo. Abbiamo veramente, guarda, finché ti sento parlare mi rendo conto ancora di più di quanto oramai questo principio, no, prima sembrava un po', si dice, un po' la moda parlare di economia circolare. Caspita, è proprio diventato un modo di pensare prima ancora di agire. L'esempio che stavi facendo è straordinariamente efficace. Quindi scusa, ti ho interrotto, i panni li lavate anziché buttarli. Li riutilizziamo, è importante l'efficacia poi dopo di quello che diciamo, perché molte volte non apprezziamo neanche il livello che si diffonde in azienda a tutti i livelli, perché poi non sono io operativamente ad avere questi spunti, sono i collaboratori che ci aiutano quotidianamente, sono le persone che portano avanti le certificazioni e quelle lo fanno... che mangiano la verdura raccolta da Tino, sì. Che gli fa bene perché diventano più creativi. Comunque quello garantisce anche la business continuity, perché non si ammalano, quindi c'è un doppio vantaggio. Adesso guarda, veramente questo Tino Pagliardini deve essere un personaggio da conoscere. Assolutamente. È vero? Sì. No, comunque, allora, economia circolare, far circolare idee che consentano un risparmio, perché torniamo al discorso economico, no? Cioè, se non riusciamo a far passare anche l'idea che essere sostenibili conviene dal punto di vista economico, quindi basta buonismo. Per l'amore, cioè, poi se uno c'ha anche lo slancio etico, morale, va bene, però quello che dobbiamo far passare non a quelli che vengono al salone, che l'hanno già capito, ma a tutti gli altri, è che essere sostenibili conviene, che competitività e sostenibilità oramai sono un binomio inscindibile, è vero? Devono andare di pari passo. Devono andare di pari passo. Bene, allora io farei un ultimo giro,
un po' più sul futuro, no? Non, sì, se volete anche dire futuro legato alla vostra azienda va bene, ma più in generale, come vedete l'evoluzione del rapporto tra grande impresa e PMI, delle proprie catene di fornitura in futuro? Perché sempre di più, anche a livello proprio, anche prima è stato citato la DNF, no? Perché BS fa, no? La DNF, un po' perché è quotata, ma oramai voi sapete che ci sarà l'allargamento anche alle aziende più piccole. Allora, questo impegno anche a rendicontare non solo cosa succede all'interno dell'azienda, ma cosa succede, quali sono anche le ricadute, no, gli impatti della filiera, diventerà sempre più importante. Come la vedete, dottoressa Baldi? Ma io credo che la collaborazione, il tema della collaborazione, della concretezza nella collaborazione, della fiducia siano sempre più importanti. E questo perché noi ci rivolgiamo alla nostra filiera, come si è detto, anche al tier 2, al tier 3, quindi anche ai fornitori, e a tutto l'indotto delle imprese che fanno parte della nostra filiera, quindi allargare sempre di più il nostro raggio d'azione. Noi per esempio abbiamo solo attivi, cioè che abbiano un contratto attivo, circa 3.500 fornitori, quindi questo significa un numero, no, di vite, di interlocutori veramente importante. E è chiaro che è necessario da questo punto di vista avere la consapevolezza che sostenibilità è crescita, è sviluppo. Abbiamo visto il video prima, la scelta forse non è più una scelta, in realtà per il futuro la sostenibilità è un elemento ineluttabile, no? Di cui non possiamo fare a meno, sia per consegnare un mondo migliore, no, ai nostri figli e alle future generazioni, ma anche proprio come fattore competitivo. Quindi non essere sostenibili sarà sempre di più qualcosa che fa perdere opportunità di mercato, opportunità nel sistema del credito. Roberto Grassi, l'hai un po' già detto prima. Sì, io ho già detto prima. Volevo solo dire che per il futuro, perché la domanda era un attimo cosa vediamo nel futuro, a noi piacciono le sfide e come sempre arriva per prima a lanciare delle nuove sfide, che ovviamente abbiamo raccolto. Le due sfide fondamentali nel campo della sostenibilità sono prima di tutto misurare la sostenibilità, perché se non capiamo esattamente quanto impattiamo per l'ambiente non possiamo neanche intraprendere tutte quelle attività di miglioramento che si devono andare a fare. E qui mi collega quello che è la raccomandazione europea 137 su quello che è la PEF, la certificazione che misura il vero impatto ambientale in quello che è l'intero processo produttivo della filiera. Quindi ancora una volta l'importanza di avere una filiera che parte dal cliente finale e raccoglie quindi tutto quello che è il mondo dei fornitori. Quindi misurare quello che sono l'impatto della filiera. E poi un'altra cosa importante è la gestione del fine vita dei prodotti, perché alla fine noi facciamo abbigliamento anche tecnico. La sfida che ci è stata lanciata è come facciamo a gestire poi dopo quello che è la fine vita, quindi quello che è considerato un rifiuto. Anche qui è una sfida che non ci coglie impreparati. Abbiamo, grazie a questi stimoli che sono arrivati negli anni, siamo riusciti a entrare in due progetti europei, il progetto TRIC e il progetto ENTER, che trattano esattamente questi problemi. Quindi ben vengano queste sfide che ci vengono lanciate, siamo pronti e spero che riusciremo a portarle avanti nel breve periodo. Sì, perché tra l'altro ci sono tanti progetti europei che a volte non vengono conosciuti abbastanza per poter partecipare, che invece possono dare un grosso aiuto. Nell'innovare e nel proporre soluzioni innovative. Valerio? Personalmente auspico che il futuro della sostenibilità nella supply chain, nella filiera, tenda verso un modello a sempre maggiore collaborazione, non imposizione.
e che in questo modello inizino a giocare un ruolo soprattutto nell'innovazione e nella sostenibilità della filiera anche gli investitori e gli istituti finanziari, che oramai hanno capito che c'è valore nell'investire nel sostenibile, nel supportare un'impresa che è più sostenibile o riesce a essere più sostenibile. Secondo me dall'unione di queste cose si crea maggior valore per tutti quanti. Sì, il ruolo anche della finanza è notevole. Massimo? Beh, sì, io sono d'accordo con Valerio, diciamo che come sta... No, anche perché se non sei d'accordo esci proprio dall'albo fornito. Però diciamo il tema dell'open innovation e quindi anche del sostegno magari a giovani realtà come le nostre, a cui fondamentalmente serve soltanto una cosa, la fiducia. Quindi noi siamo, come dicevo prima, ho 32 anni e sono il più anziano all'interno della mia azienda. Quindi anche proporci e proporre qualcosa di innovativo, se non hai una storia prima, è molto difficile. Quindi anche gli attori che a vario livello in Italia si occupano di innovazione dovrebbero dare sicuramente un occhio ai temi della sostenibilità, intesa appunto proprio come sviluppo di un'economia legata alla sostenibilità stessa. Mi è piaciuto molto il discorso della fiducia. Paolo, tu hai fiducia che i tuoi fornitori possano con te migliorare? Per forza mi devi rispondere di sì. Sì, non solo, credo che sia il nostro obbligo da capofiliera tirare verso alcuni obiettivi, nel senso è vero che non si possono imporre, però è vero che le aziende che sono a capo della filiera devono dare stimolo e devono portare degli standard verso i propri fornitori. Quello che posso dire è che la filiera, l'ha detto più di qualcuno, la filiera innanzitutto rappresenta una chiave strategica per il business dell'azienda, ma non può non essere presa dall'inizio alla fine, cioè non possiamo non partire dalla materia prima, perché possiamo fare tante operazioni di sostenibilità tenendo conto di quello che si fa in azienda, ma dobbiamo risalire fino alla materia prima, perché questo ci permette anche, voglio dire, la scelta di una condotta etica o di un comportamento etico in azienda non può prescindere da pensarlo su tutta la filiera, certo. Perché altrimenti non avrebbe nessun senso guardarsi solo in casa. Giustissimo. Matteo, a te l'ultima battuta. Per dirvi cosa vedo in futuro bisogna, sì, che vi dico cosa ho visto in passato quest'anno, e quando due scuole medie di Urbania sono venute a visitare l'azienda su stimolo dei professori, mi rilascio al fatto che noi dobbiamo creare tutte le basi per misurare poi come sarà la sostenibilità, ma questo mi ha fatto capire che c'è altro da fare. Queste classi di ragazzini 14 anni girando l'azienda ci hanno chiesto: ma tutti quei trucioli dove li buttate? E tutta quell'acqua che usate per asportare acciaio e alluminio, ma è uno spreco enorme. E quindi la mia idea di quello che possiamo fare è cercare le scuole, cercare i professori, cercare gli istituti e fare in modo che la generazione che tra 5-10 anni si presenterà e userà le basi che noi abbiamo creato ce l'avrà come modo naturale di pensare. Guarda che sono già così, ci abbiamo poco da raccontargli, sono, sì, loro che chiedono, sono loro, oramai è per loro, appunto, sono sostenibili, nativi sostenibili. Un po' come Massimo, no? Che è nata la sua azienda, è nata che era già quasi ovvia la sostenibilità. Non è mai ovvia perché le aziende non sono tutte come quelle che ci sono al salone, è bene ricordarlo. Però gli esempi di chi come voi ha fatto questi grandi percorsi e ha già raggiunto questi ottimi livelli devono in qualche modo contagiare, che non è più una parola brutta perché ormai fuori dal contagio ci siamo, speriamo, però devono veramente contagiare un po' tutti. Abbiamo bisogno di esempi positivi, perché io credo che l'emulazione positiva sia la più grande leva del cambiamento, insieme alla cultura e all'impegno di tutti. Quindi ringrazio Alda Paola Baldi, Roberto Grassi, Valerio Casanova, Massimo Russo, Paolo Tarchioni, Matteo Panorama. Auguro a tutti una felice serata, un buon riposo e ci vediamo al Salone 2022. Grazie a tutti.